Terminio Motori, emozioni su strada, Viale Italia Avellino. I ciechi e gli ipovedenti aprono una nuova casa e la aprono presso la loro casa, ma anche presso la sede del comune, proprio perché vogliono esprimere un desiderio di cittadinanza che va al di là dei problemi di categoria. I ciechi e gli ipovedenti sono cittadini come gli altri e vogliono essere cittadini come gli altri. Che cosa rappresenta, quali saranno le opportunità che saranno date ai ciechi e ipovedenti attraverso la sede dell'Unione Ciechi? Ma io credo che avere un punto dove potersi organizzare, poter ricevere le centinaia di soci che si muovono, di ciechi e di ipovedenti che si muovono su questo territorio, poter strutturare i propri diritti perché li possano esprimere in maniera più forte, più chiara, proprio quei diritti che sono sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal nostro Parlamento, il diritto ad avere una scuola dove anche una persona non vedente possa studiare, il diritto ad avere un posto di lavoro in base alla propria qualifica senza dover aspettare 10-15 anni una graduatoria che non si muove mai, il diritto ad andare in giro con il proprio cane guida, a poter godere di un museo, di un percorso naturalistico, tutte quelle cose per le quali l'Unione si è sempre mossa, si è sempre battuta e che oggi possono essere meglio organizzate in una struttura finalmente stabile, finalmente sicura, proprio nel cuore, nel centro della città di Avellino.